La regina di Iaconi reduce dal 4-0 col Brescia, gioca ad Ascoli e si comincia con un giallo. Valdez che si è fatto male, vorrebbe buttare la palla in fallo laterale, non capisce però le sue intenzioni sommesse, che riconquista il pallone e serve ad Antenucci l'assist dell'1-0. A questo punto si scatena una rissa, quelli della regina vanno tutti verso Sommese, che ripeto non aveva capito le intenzioni di Valdez, il quale si era stirato e voleva mettere la palla fuori per essere sostituito. Della rissa ne fa le spese Costa, che viene espulso dall'arbitro Pinzani. Rivediamo l'intervento di Costa, che carica in maniera violenta l'avversario e viene cacciato. Rapida consultazione tra i giocatori in campo e la panchina di Pillon, e l'Ascoli con un grande gesto di fair play decide di lasciare pareggiare la regina. Dunque subito dopo Pagano, senza nessun avversario dinanzi, appoggia il pallone in rete ed è il gol dell'1-1. I giocatori dell'Ascoli, consapevoli della volontà di Valdez, che nell'azione precedente voleva mettere la palla in fallo laterale, dunque regalano il gol del pareggio alla regina, e da qua comincia una nuova partita. Si riparte di fatto sull'1-1 con la regina che ha tuttavia l'uomo in meno per l'espulsione di Costa. Qui è molto bravo Cassano a ribattere un tiro da distanza ravvicinata di Antenucci. Nel secondo tempo calcio di punizione di Pagano, sbuca sul palo lungo Capelli che sfiora il pallone, non riesce però a indirizzare verso la porta di Frezzolini. L'Ascoli ha un'ottima chance, l'azione impostata da Sommese, il passaggio smarcante per Antenucci e un'altra parata determinante di Mario Cassano tiene il risultato sull'1-1. Al 27esimo la partita si sblocca in maniera definitiva, si propone Bonazzoli che parte sul filo del fuorigioco e in diagonale di sinistro batte Frezzolini, regina in vantaggio nonostante giochi con l'uomo in meno, 2-1. A poco più di un quarto d'ora dalla fine, l'assist di Rizzato, il gol di Bonazzoli, il suo secondo gol in stagione, il primo su azione, visto che l'altro l'aveva segnato su calcio di rigore. Bonazzoli che non andava in gol su azione dal primo marzo scorso, quando giocava con la Fiorentina. Nel finale, al 35esimo, arriva anche in contropiede il 3-1 di Barilla, che controlla molto bene e resiste al ritorno di un avversario. E supera ancora Frezzolini, seconda vittoria di fila per la regina, quarta sconfitta consecutiva per l'Ascoli.